Ciao ragazzi e ragazze, torna la rubrica Big Ideas, è lunedì 21 dicembre, terza parola di questa rubrica è K. K come la lettera K. Avete presente che la lettera K è fatta più o meno così? E la lettera K ha due stanghette che vanno in su e una in giù. La K perché? Perché la ripresa, dicono gli economisti, probabilmente sarà la ripresa a K dopo la fine della pandemia o diciamo nel momento in cui riusciremo a gestire la pandemia stessa. Ripresa a K che cosa significa? Significa che per qualcuno sarà da male a peggio e per qualcuno sarà da bene in meglio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che aumenteranno le disuguaglianze, certamente, vuol dire che aumenteranno i divari in generale di competenze, di anche possibilità, probabilmente anche di reddito e quindi no, di paniere, no, di possibilità del proprio paniere. In generale, il Covid credo di aver sempre, come dire, precisato che secondo me era non solo un forte, forte freno, ma anche un forte catalizzatore. Ebbene, questo, diciamo, sono concordi tutti gli economisti in questo momento a concordare. E che cosa sono tutti concordi gli economisti a concordare? Vabbè, sono tutti concordi gli economisti ad affermare. Questo che cosa significa? Significa che chi ha investito in se stesso, nelle proprie skill, nelle proprie persone, nelle proprie relazioni, ha investito in generale. Investimento, ricordatevi, non è solo un aspetto finanziario, ebbene si troverà nella parte alta della K. Chi invece ha scelto di lasciarsi andare alle sensazioni, probabilmente rimanere indietro, mantenere questo anno come una scusa, ebbene, continuerà ad andare più giù. È giusto? Non è giusto? Non lo so. Sicuramente, forse, questa K può essere un driver per il merito, può essere un driver per, come dire, le possibilità diverse che ci potremmo dare e che prima del 2020 non avevamo magari mai pensato di avere. Io ritengo fortemente che ci sia una necessità per tutti noi di stare nella parte superiore della K, non so se sia ancora il tempo di farlo. Sicuramente, però, non possiamo ancora stare a guardare. Come ho detto nel video Uncut di ieri, che vi metto in descrizione, per chi guarda YouTube, lo caricherò solo su YouTube, purtroppo vedo tanta ansia di non stare, di stare bene, più che l'ansia di stare male. Questo mi preoccupa moltissimo. E che cosa voglio dirvi con questo? Voglio dirvi che effettivamente forse dobbiamo mollare questa paura, questa angoscia e decidere che sì, che nel 2020 ci siamo potuti mettere in pausa su tante cose, ma nel 2021 dobbiamo correre e non ci sono più scuse. Oppure sapete come finisce la stanghetta sotto della cappa, no? Meglio star su. Stop whining. Finalmente, aggiungo. Chi ha investito vedrà i frutti, giusto per postilla, per ricordarvi l'importanza della visione di lungo periodo, che qui in realtà è più di medio, ma vedrete nel lungo. Stop whining per davvero adesso.